di quello che volete, come sempre. Pronto? Come? Da oggi, dal pranzo? È stato un bel pranzo. Menù il pesce l'ho mangiato solo io, i presidenti preferiscono la carne. Però hanno pagato loro, questa è la cosa che conta di più. No, no, c'è stato. Abbiamo fatto un pranzo, chiamiamolo, di lavoro, dove erano presenti i due presidenti, io il mister e l'allenatore in seconda, Piero Lombardi. Dove, come capita sempre nel calcio, a fronte di una seconda sconfitta che, ahimè, per 2 anni e mezzo, da quando io sono qui, insomma, con Pierfrancesco Battistini non era mai accaduto, ci siamo detti quello che ognuno nel rispettivo ruolo, è ovvio, ci andava di dire, per fare, diciamo, un resoconto di una situazione che magari fino a un paio di settimane fa non ci aspettavamo. Insomma, bisogna essere sinceri rispetto a questo, però sappiamo anche che nel calcio questo capita e bisogna dare la giusta valutazione di una situazione che in questo momento è sicuramente peggiorata rispetto a 15 giorni fa. Ma sempre di calcio si parla, esatto. Insomma, non è che... Un incontro con la squadra invece c'è stato? Anche. Subito dopo il pranzo, 5 minuti fa, ci siamo visti sempre gli stessi personaggi assieme con tutta la squadra. Poi è chiaro che anche emotivamente in questo tipo di situazioni, senza per forza esagerare, così come è stato fatto sia a pranzo che nello spogliatoio, però ognuno dice le sue. E sicuramente, anche visto e considerato che Gianni Moglietti e Massimiliano Salma sono squalificati, possono probabilmente sfogarsi solo all'interno dello spogliatoio. Per cui, per farla breve, insomma, è ovvio che la partita, voglio tralasciare Pisa dove abbiamo perso, però abbiamo anche visto come, insomma, probabilmente poteva essere diverso il risultato. Domenica è stata una situazione sicuramente diversa, soprattutto per quel che concerne il primo tempo. E pur al cospetto di una situazione, di una squadra che noi sapevamo molto forte, sicuramente non abbiamo dato quello che dovevamo, bisogna essere schietti, e questo è il rammarico più grosso. Poi magari abbiamo perso la partita nel momento in cui la partita potevamo prendere a mano, ed era anche capitato con quella triplice occasione dopo 2 minuti, però vanno fatti, diciamo, le debite considerazioni, stabilito il fatto che ancora una volta, forse ancora più oggi, ribadisco il fatto che 2 settimane fa eravamo primi, oggi ci troviamo con 7-8 squadre davanti, che è la verità sacrosanta, ma con la prima in classifica che è al giro di una partita. Questa conferma di una situazione che per me sarà sempre così, perché l'equilibrio è totale e pazzesco, e forse l'aggiunta è che rispetto alle 3-4 che io prevedevo a lottarsi primo posto e playoff, probabilmente siamo aumentati. E quindi rende il campionato anche più difficile, però anche più affascinante. Ora, è chiaro che una volta leccate le cosiddette ferite, bisogna anche capire che bisogna immediatamente, da subitissimo, dalla prossima trasferta di Avellino, anche perché poi fortunatamente le ultime 4 avevamo 3 trasferte, dopo Avellino ne avremo 3 in casa. Va sfruttata una nuova situazione, bisogna riprendere quell'entusiasmo e quella voglia e compattezza che abbiamo avuto in tutta la fase estiva, nelle prime 4, per cui ci metto anche ad altre di campionato, che abbiamo leggermente perso in queste ultime 2 gare. Se puoi rivelare i contenuti, c'è stata una discussione anche sotto il profilo tecnico, sì, sì. Può essere cambiare o meno, si sentono voci di cambiamenti di mobile. No, beh, tanto è inutile girare, noi che abbiamo parlato di altre cose, abbiamo parlato anche di questo, insomma, ma sempre e soprattutto, questo mi va di ribadirlo, e faccio un elogio alla società da questo punto di vista, perché credo che finora Monetti e Santo Padre hanno vissuto momenti fantastici a Perugia, perché credo che sono entrati alla presidenza
gennaio-febbraio si sono ritrovati un campionato vinto in C2 non semplice, perché hanno vissuto un'epopea di vittorie, un entusiasmo nella città, negli abbonamenti, nelle presenze allo stadio, 6.000, 8.000, 11.000, per cui hanno visto finora tutta la parte più bella e più positiva di Perugia. Queste due sconfitte probabilmente fanno anche comprendere che nel calcio ci stanno anche momenti come questi. Per cui abbiamo parlato di calcio, compreso il fatto, senza girarci tanto intorno, insomma, che probabilmente la difficoltà, ma questo è un compito che attiene a Pier Francesco Battistini, più evidente in questo momento. Io non sono uno molto adatto a parlare di moduli, perché preferisco non parlare, proprio come mia caratteristica personale. Però evidentemente si è parlato anche di questo, e questa, diciamo, presupposta carenza di uomini a metà campo, così vengo subito al sodo, è stata sviscerata, e credo che da questo punto di vista ci sia un senso comune di tutte le componenti, in primis l'allenatore e poi quello che deve fare le scelte in assoluta libertà, che probabilmente da lì in poi dovrà essere rinfoltito quel settore del campo. Rinfoltire significa metterne uno in più nel reparto o cambiare un po' posizioni agli esterni, creando più densità nel Questo reparto? dipende sempre da Battistini, che fa l'allenatore. Può essere utile sia la prima considerazione che la seconda, insomma. Ma sicuramente il fatto dell'uomo in più è la cosa più predominante. Tutti d'accordo? Penso. Assolutissimamente sì. Anche voi probabilmente lo sarete. Vabbè, Il pranzo assume un significato forte. Qual è la No, questione? beh, va bene. No, Il dico ristorante è il consueto dove la squadra va in ritiro, per cui è noto a tutti, sì. Non ci siamo discostati dalla consuetudine, chiamiamola così. Ovviamente è chiaro che nel calcio si parla poi di moduli, di calciatori, di tutto. Poi, secondo me, una cosa ancora più importante, soprattutto molto importante, è anche il fatto che è vero che sono state due sconfitte, però in questi momenti bisogna anche, credo, essere bravi, ma questo spetta soprattutto a Santo Padre Moneti, di rinserrare, così chiamiamole, le fila, nel senso che, questo è stato fatto. Per me questo era l'aspetto più determinante: dare assoluta fiducia a un allenatore che finora ha fatto bene sempre, perché, insomma, va detto, e sicuramente non debbono inficiare due sconfitte del suo operato, insomma, dargli fiducia come giusto che sia, credo. A questo è poco, ma sicuro. Se no, se potessimo giocare in 12 sarebbe una risoluzione perfetta. Però su questo non voglio glissare, perché mi sembra anche che mi sto sbilanciando tanto, no? Vi dico le cose come sono andate. È chiaro che poi il compito attiene a Battistini, che avrà una settimana intera per capire quali sono le soluzioni più opportune rispetto a quello che sarà la prossima trasferta. Non è che si è parlato di ritiri o cose No, assolutamente no, non, no. l'incontro con la squadra? Beh, è stato un incontro, diciamo, acceso. Dove ognuno, e parlo in questo momento, visto che sono entrambi squalificati per i due presidenti, ha detto quello che si è sentito dentro, e secondo me sono le cose più giuste in momenti come questi, perché se è vero che uno deve fare la giusta copertura alla squadra, è anche vero poi, camera caritatis, uno si sente, soprattutto quando uno poi ci mette dei danari, di dire quello che pensa e quello che ha visto, nei giusti termini, ovviamente, perché questo deve servire soprattutto per risollevare una situazione di testa, io la chiamo, della squadra psicologica, giusta, che deve essere immediatamente quella che è stata per 2 mesi. Io ci metto anche tutta la fase estiva e le grandi prestazioni fatte in Coppa con il Bari, con lo stesso Livorno dove abbiamo perso. Per cui, siccome siamo convinti del potenziale della nostra squadra, bisogna immediatamente riprendere il cammino interrotto. Alla luce ci parlavi di testa, no? Perché si è detto dei moduli, numeri, eccetera, eccetera. Però oltre a un problema appunto magari di scarso equilibrio a livello tattico, la partita di Nocera forse ha evidenziato anche per la prima volta un Perugia un pochino dimesso a livello mentale. Questo ovviamente immagino che ne abbiate parlato e dico Sì. dipende più
dal contraccolpo psicologico della sconfitta col Pisa, magari, non so, dal caso di Piero, magari dalla penalizzazione, quale può essere la ragione di questo? Visto che comunque l'entusiasmo c'era, visto che c'era un clima comunque che non faceva pensare, insomma, a, non so, forza della nocerina. Sì, sì, beh, ci metterei tanto quello. Io eviterei in assoluto il discorso della penalizzazione che è avvenuta 21 giorni fa e sarebbe una giustificazione che non regge, perché poi è accaduto e quindi la squadra, credo che venuta qui insomma col capitano, con Gian Piero Clemente, che ha detto a nome di tutto quello che pensava, per cui io non ammetto giustificazioni su questo, compreso il discorso di Matteo Oliviero, che è dispiaciuto tantissimo a tutti, che ha provocato tanto, chiamiamolo così, pathos in senso positivo per il ragazzo. Abbiamo fatto tutto da noi stessi, credo. Io, dal punto di vista della gestione della settimana, inteso come società o come quella del sottoscritto, ma posso parlare del direttore generale Luigi Agnolini, di Pier Francesco Battistini, crediamo di aver gestito, come sempre, come succede da tanti mesi, bene la settimana. Però poi nel calcio, quando si perde, ognuno deve prendersi il suo. Sicuramente quello che ci ha rammaricato di più e quello che è stato poi detto nello spogliatoio è questo, come dicevi tu, diciamo, stare più dimessi del solito rispetto a una gara che sapevamo, e lo abbiamo detto mille salse, sarebbe stata sicuramente una partita tosta, e per il valore dell'avversario, e per l'ambiente, e soprattutto per il fatto che la Nocerina, essendo a mio giudizio, e non lo dico oggi che ha vinto con noi, che ha, anzi lo dico oggi che ha 7 punti, quindi ancora a metà classifica, ritengo sia forse la squadra più accreditata per il successo finale, insomma c'erano tutte le componenti per affrontarla con uno spirito diverso, forse questo è stato il rammarico più grosso, perché poi nel secondo tempo alla fine noi 4-5 occasioni buone le abbiamo avute per recuperare la situazione, addirittura per andare in vantaggio, però rispetto a quello che è successo il primo tempo, insomma, conta niente, noi siamo sempre molto critici con noi stessi, a maggior ragione questa volta. No, assolutamente, anche perché caso non c'è, nel senso che Gian Piero Clemente è un giocatore che tutti noi, io per primo che l'ho portato qui, grazie a Gianni Monetti e a tutta la società che c'era l'anno precedente, sappiamo quello che rappresenta a Perugia, quello che rappresenta, ti tengo a precisarlo, nel senso che lui sicuramente è stato il giocatore più decisivo nella vittoria del campionato di C2, sicuramente, non nego che ha avuto qualche difficoltà in più in queste prime 6 gare, pur al cospetto di situazioni diverse, perché poi insomma se ricordo la partita, non ricordo bene se fra Gubbi e Benevento, Clemente fece una partita benissimo, fu una partita fantastica, credo la miglior partita di Clemente nei 2 anni, compresa la C2. Poi evidentemente sicuramente in queste ultime 3 gare è sceso di tono, però personalmente ritengo a maggior ragione adesso Clemente un valore assoluto del Perugia. Poi chiaro, nel calcio ognuno di noi può avere periodi migliori e periodi peggiori, però Gian Piero Clemente sicuramente lo ritengo un valore, non un caso, starà al campo, a Clemente, a noi tutti quanti, fare in modo che Gian Piero rappresenti quell'uomo decisivo che è sempre stato. Più Clemente che ha una condizione, diciamo, inferiore rispetto allo standard, insomma, che ha mostrato a Perugia, o è più la squadra che magari non lo mette nelle stesse condizioni dell'anno scorso? Bella domanda. Questo sarà il tempo a stabilire qual è il giudizio esatto. Io sono convinto che per l'orgoglio e le capacità che ha Gian Piero dimostrerà a maggior ragione adesso, ammesso insomma che ci sia, perché c'è, è inutile negarlo, un dibattito intorno a un giocatore così importante, siccome credo di conoscerlo bene da questo punto di vista, dimostrerà a tutti di rimanere un giocatore importantissimo per il Perugia. Poi rispetto alla tua domanda, onestamente non saprei, ecco, non è che voglio glissare, però è così. Nella riunione non avete ritenuto di convocare il professor Tito, il preparatore atletico, evidentemente significa che la società ritiene che le prestazioni siano in linea con quanto era stato programmato dal primo giorno. Beh, evidentemente, l'hai detto tu, nel senso che se ove ci fosse stato qualche problema, anche Ivano Tito sarebbe stato convocato nel momento in cui non c'era, insomma, però è anche vero che poi Tito c'era mezz'ora dopo nello spogliatoio, per cui è chiaro che non credo che in questo momento sia un problema di
condizione atletica, almeno credo, poi magari il tempo potrà verificare anche, mi auguro di no, insomma, questo tipo di situazione. Però oggi era secondo me più importante parlare tra di noi rispetto a delle situazioni in cui si parla di calcio, ma per arrivare a un obiettivo comune, perché qui non è che contano i presidenti o il direttore della tecnica o l'allenatore, conta il Perugia che possa riuscire anche quest'anno a raggiungere l'obiettivo che ha raggiunto alla grande nei due anni precedenti, pur al cospetto di un campionato sicuramente più difficile ma non impossibile. Continuo io. Qualcuno ritiene che il Perugia avesse bisogno di una partenza importante sia in precampionato che nelle prime partite per ricreare quell'entusiasmo, quell'attenzione intorno alla squadra, quella voglia di partecipare all'evento. E quindi forse la preparazione atletica è stata anche tarata sotto questo aspetto. No? Mi rifiuto di... se si dice sempre così. Allora abbiamo vinto perché dovevamo partire per fare gli abbonamenti, no, non è così. È una domanda e la risposta te l'ho già data. Io credo che Tito è uno che fa il professionista in categoria anche superiore alla C1 da tanti anni, per cui sa bene che di qui non è che possiamo fare... la fiammata, per, figuriamoci, tutto è dovuto a situazioni in cui probabilmente i giocatori nel momento in cui all'inizio c'era questo come c'è tuttora, perché poi alla fine sta a noi continuare ad alimentare questo entusiasmo che la gente, che va ringraziata da sempre, ci ha dato, però non c'è stato nessun tatticismo, ci mancherebbe altro, anche perché poi lo pagheresti successivamente, sarebbe assurdo. Come stanno Carlotto? Allora la situazione Carlotto bene, Lebran mi auguro bene, visto e considerato che i numeri alla mano, con Lebran eravamo la migliore difesa, con tutto il rispetto, anzi domenica se c'è un reparto in cui ho poco da dire, proprio quello che riguarda il pacchetto difensivo, i due centrali in particolare. E speriamo che ci sia anche Lebran, forse più difficile per Cecciarelli, ahimè. Lebran forse, Cecciarelli no. Ad oggi dovrebbe essere così. Poi sicuramente appunto c'è la sosta e da quel punto di vista dovremmo essere in condizioni ottimali, perché ripeto, soprattutto in considerazione del fatto se si va a un cambio di modulo, credo, però questo insomma lo dico diciamo da tifoso, va, non da direttore sportivo, che uno dalle caratteristiche di Cenciarelli, per quello che ha dimostrato in Coppa durante la fase estiva, possa diventare, soprattutto per caratteristiche, oltre che per le qualità del giocatore, molto determinante. Quindi il più difficile significa un paio di settimane? Sì, sì, però stabilito che poi ci sarà la sosta, credo che sì, al massimo un paio di settimane sarà a disposizione. Il programma della settimana? Ma usuale, nel senso che ci sarà il doppio domani, un amichevole tra di noi, non so ancora con quale squadra del settore giovanile, non so se è stato comunicato a te Rosa, però insomma giocheremo tra di noi e venerdì e sabato partenza per Avellino. Mercoledì e giovedì succedono due cose importanti per il Perugia. Si è parlato sì. Di questo? Nella maniera più assoluta no. No. Oggi evidentemente era forse anche meglio, no? Forse da questo punto di vista si è parlato di calcio e rispetto al riferimento che fai tu, credo che parli del ricorso in atto per il punto di penalizzazione e per l'altro deferimento. Beh, l'auspicio è noto, insomma, crediamo di essere stati defraudati, penalizzati, magari arrivasse una lieta novella, sarebbe sicuramente bello, no? Essere a 10 punti che li abbiamo conquistati sul campo invece che 9. Per l'altra situazione, credo, sembra ci siano certezze che al massimo il Perugia rischia una multa, speriamo di non, che non ci sia nemmeno quella, però. Può essere un bene questa sconfitta di Nocera? Beh, io Stefano ci credo sempre poco al bene dopo le sconfitte, però devo dire perché qui forse ci si rendi troppo con tutta la passeggiata inconsapevole,
forse inconsapevolmente qualcuno, io personalmente questo mi tiro fuori da questo tipo di situazione, perché ho sempre pensato che noi siamo un'ottima squadra al pari di tante altre, ma però sì, potrebbe essere giusta la situazione che dici tu, nel senso che pur nella inconsapevolezza le tre vittorie consecutive hanno determinato probabilmente in qualcuno una euforia eccessiva, e messa da questo punto di vista il fatto di ritornare molto molto coi piedi per terra potrebbe essere utile, anche se perché arrivate a volare, preferiamo volare, certo, però